Siamo al comune di Monte di Procida e oggi si è tenuto questo incontro di veramente grande profilo per gli ospiti che hanno accettato di partecipare e la ringraziamo, signor commissario, per aver voluto parlare di questi due temi molto importanti, l'autonomia amministrativa di Monte di Procida e la coincidenza con il giorno della memoria. È stato difficile convincere questi grandi ospiti a partecipare oggi? Ma no, difficile no, nel senso che noi stiamo puntando sempre a fare squadra a livello territoriale con tutti i rappresentanti istituzionali. Certamente chi è venuto è sicuramente stato interessato ad essere presente, dispiace magari per qualche assenza, ma probabilmente giustificata. Quello che magari cercavamo, perché questa era anche la finalità, o soprattutto questa era la finalità principale, quella di avere intorno a noi i ragazzi, perché se si parla di memoria, si parla, come è stato ampiamente detto nell'incontro odierno, di tramandare, far rivivere momenti del passato, tragici come li ha definiti il presidente Mattarella più volte nel passato e anche di recente, e soprattutto perché non si rincorri questa memoria che è una pagina tragica dell'umanità, la storia dell'umanità, ma per poter cementare una maggiore coesione a livello non solo interistituzionale, ma proprio cittadina. Ed è, diciamo, la scelta che abbiamo tentato e penso che ci siamo riusciti, quella di riunire nella casa comunale, nella sala consiliare comunale, la comunità, perché il fine istituzionale di questo luogo deve essere e deve rimanere tale, non per incontri di pochi o di chi richiede, perché non è in linea con le finalità istituzionali. E quindi abbiamo ritenuto giusto riunirci con tutti i rappresentanti delle autorità militari, civili, scolastiche, perché con la scuola che bisogna collaborare e dare il massimo impulso, sensibilizzando ovviamente le famiglie per il tramite dei docenti a che i ragazzi, faccio una battuta, anziché essere interessati a incontri di calcio, in qualche giornata possano anche rinunciare e far comprendere da parte dei genitori che forse è più interessante, molto più formativo, ma soprattutto per la loro crescita personale, venire a questi incontri dove si parla di storia. Eccellenza, dai racconti che abbiamo ascoltato, emerge con grande chiarezza che questa terra è stata una terra di accoglienza. Lei riscontra questo Ma anche? penso che non lo devo dire io e né l'ho riscontrato io. L'hanno riscontrato tutti i partecipanti a questo incontro. E dico di più, non ci voleva la giornata di oggi per confermare quello che a livello di percezione ho avuto quando sono venuto e quello che io riscontro quotidianamente quando vengo qui. C'è una grande sensibilità a tutti i problemi e quello che ovviamente è auspicabile è che ogni problema, ogni criticità che può essere sicuramente emergente, deve sempre trovare la piena disponibilità e serenità anche nel dialogo, perché attraverso un dialogo sereno è possibile trovare insieme una costruzione di una soluzione che tenga conto, e su questo credo che non ci sia nessun dubbio, penso da parte di nessuno, che si tenga conto dell'interesse prioritario di una collettività intesa però globalmente e non a livello settoriale. Ovviamente è stata anche l'occasione per onorare l'autonomia di Monte di Procida, ricordando quella giornata di 100, sì, dico bene, 117 anni fa, quando
quando fu in pratica celebrata questa autonomia da Procida, del comune di Monte di Procida. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.